Lunci stamattina ha invitato e onorato della presenza di tanti ospiti importanti, tra questi Cocco Palmieri, la nostra eminenza parabiachese che è tanto vicina al territorio. Ringrazio Lucio, ma ringrazio prima di tutto lei. Eminenza, questo mondo che sta cambiando, questi valori che un po' vengono trascurati, in qualche modo che messaggio darà oggi a Lunci, ma darà oggi a noi per cercare di accogliere, di avere una comunità sempre più inclusiva? Guarda, è vero che certi valori sono meno attesi in questo momento, però ci sono tante persone che hanno grandissimi valori, tante istituzioni che hanno grandissimi valori, che forse una volta non c'erano, almeno così numerosi o così intensamente attivi. E quindi io avrei una visione sostanzialmente positiva del tempo in cui viviamo, perché lo Spirito Santo, come diceva il Cardinale Martini, continua a lavorare nei nostri cuori e suscita persone di grandissimo valore. Beh, Don Mazzi evidentemente è una di queste, però ce ne sono veramente tante, anche piccole iniziative che noi non conosciamo e che evidentemente non fanno notizia come tutte le cose buone, ma ce ne sono tante. Grazie. Quindi ringraziamo il Signore, certo. E siamo contenti. Benissimo. E anche ringraziamo Lunci, il Cavaliere Tabini, in qualche modo ogni anno crea questo momento di riflessione, ma anche per operare al meglio. Lucio, il tuo pensiero? Il mio pensiero è che è la 14ª edizione e quindi è motivo di orgoglio oggi festeggiare, soprattutto con il nostro socio onorario, che la nostra guida è sempre stata la nostra guida spirituale. E l'occasione è di testimoniare ancora oggi la bontà e soprattutto il dono dell'amore, perché oggi la presenza di Don Mazzi testimonia fondamentalmente una grande parola: l'amore e la speranza in un mondo migliore in cui i cavalieri credono fortemente e che continueranno a sviluppare nelle loro iniziative. Grazie, buon lavoro. Grazie.